Allora, sono Luigi Paciarelli, nipote di Luigi Paciarelli Senior, che era mio nonno, e figlio di Emanuele Paciarelli. Siamo una famiglia di imprenditori, i quali dal lontano 1921 hanno iniziato, diciamo privatamente, non sotto la posta, ma privatamente, il trasporto di passeggeri in Balcalanca. Nel mese di luglio del 1921 viene fondata la società Automobili Calanca SA, che non ha niente a che fare con la posta, era un'azienda privata. L'ideatore di questa iniziativa è stato mio nonno Luigi Paciarelli, un giovane di 28 anni che, pur non provenendo da una famiglia di imprenditori, si è dedicato attivamente ai commerci che all'epoca erano carenti in Balcalanca, quali trasporti passeggeri, trasporti merce, negozi, panetterie, eccetera. Il trasporto passeggeri da Bellinzona a Mesoco era garantito dal trenino. Le vetture che percorrevano la Valle Calanca attendevano il treno a Grono e quindi salivano Valle Calanca con i passeggeri e la merce che c'era da trasportare. Negli anni 50 la posta svizzera fa pressione sulle ditte di trasporti dei passeggeri e ritira anche la concessione delle linee della Calanca SA e le appalta a mio nonno Luigi Paciarelli, con la dicitura assuntori postali. Nel 60 entra in ditta mio padre Emanuele Paciarelli e in seguito io nel 78, e a quel punto lì le linee cominciano a aumentare, le concessioni. Dopo la Grono Rossa, Grono Santa Maria e Laura subentrano Grono Verdabio, Grono Bellinzona, Tusis, Bellinzona Airolo, trasporto scolari, corse speciali, eccetera. La storia della Muti SA ebbe inizio nel lontano 1892, esattamente il 2 di febbraio. Mio bisnonno Ugo iniziò con le diligenze nel periodo estivo e con le slitte nel periodo invernale. La tratta era Mesocco-San Bernardino e a seconda delle esigenze le corse venivano prolungate fino a Interrante. Nel 1925 venne introdotta la prima automobile postale sulla tratta Mesocco-San Bernardino, prolungata poi nel 1945 fino a Tusis. Nel 1972 le corse postali vennero prolungate fino a Bellinzona in seguito alla chiusura della ferrovia Valerana. Nel 1997, alla prematura scomparsa di mio papà, subentrai io nella ditta assieme alle mie sorelle, Mariella e Carmen. Io come dirigente e responsabile del personale, mia sorella come responsabile dell'ufficio e la sorella Carmen come autista supplente. Alla fine del 2012 la storia della Muti SA termina a seguito della fusione con la ditta Paciarelli e nacque la Trasporti Pubblici Moesani. Nell'anno 2012 circolano voci che Autopostale è intenzionata a ridurre imprenditori autopostali. Gli imprenditori, appunto Muti di Mesocco e noi Paciarelli, non perdiamo tempo, organizziamo una riunione. Veniamo convocati dalla direzione di Autopostale Grigioni a Coira. Le trattative con Autopostale vanno in porto e con il 1 gennaio 2013, sotto la ragione sociale Trasporti Pubblici Moesano, viene fondata la nuova società che rileva i due assuntori Muti e Paciarelli. La TPM attualmente dispone con un parco veicolo di 19 bus e un piccolo veicolo di riserva. Noi eseguiamo le linee Bellinzona Grono Rossa, Bellinzona Grono Santa Maria, Grono Verdabio, Bellinzona Mesocco San Bernardino, Coira San Bernardino Bellinzona, Tusis, Splügen, San Bernardino. Eseguiamo come contratto circa 1.350.000 km all'anno più 150.000 km di extra.